Una precisa disamina di Rodense Castellanzese non poteva fare a meno di essere accompagnata dalle immagini che hanno portato alle affermazioni del presidente Affetti al termine della partita. Una partita determinata da un episodio non regolare, perché il gol poi non l'abbiamo visto tutti, era fuori gioco, quindi era fuori di un paio di metri il giocatore, quindi assolutamente non era regolare. Comunque. Occorre inoltre sottolineare che dalle immagini della partita si evince non solo una chiara posizione di fuorigioco da parte di Cetra al momento della partenza dell'azione, addirittura l'angolazione al momento dello scontro fra lo stesso centravanti della Rodense e il difensore della Castellanzese Sonzoni lascia chiaramente supporre che Cetra sia alle spalle di Sonzoni. Da Rho è tutto, appuntamento a domenica prossima al Comunale.